Guardate, una delle cose che mi scomorbono è quando sento parlare il Presidente della Regione, è come se vivesse in una favola, in un mondo virtuale. Abbiamo risanato la sanità. L'avrete sentito dire abbiamo. Voi che vivete nella realtà reale, nei quartieri, che immagini avete della sanità? Abbiamo risanato. Nella sanità pubblica campana l'unico risparmio è stato determinato dal fatto che dal 2007 a oggi sono andati in pensione 14.000 dipendenti nella sanità pubblica. I risparmi sono 14.000 dipendenti in meno e il taglio scriteriato di reparti e di ospedali. Per il resto abbiamo una sanità che è fatta in questo modo, quella reale, non quella virtuale del Presidente della Regione. Abbiamo i ticket più alti d'Italia, 56 euro per farsi un'analisi di laboratorio. Abbiamo una situazione per cui ogni anno a settembre e ottobre si raggiungono i tetti di spesa e devi pagare di tasca tua se vuoi farti un'analisi di laboratorio. Abbiamo le liste di attesa più lunghe d'Italia per un elettrocardiogramma a volte 6 mesi, per una mammografia 10 mesi. Nelle strutture pubbliche abbiamo la quasi cancellazione delle politiche sociali. Una famiglia con un disabile in casa vive una tragedia, eppure la Regione Campania ha messo un addizionale sulla tassa di circolazione dalla quale ricava 20 milioni di euro l'anno che erano destinati alle politiche sociali, oltre le varie altre addizionali, quella sull'IRPEF e sull'IRAP, per cui incamera 420 milioni di euro l'anno. Abbiamo la Regione che ha un deficit annuo di 400 milioni di euro per mobilità passiva, cioè per cittadini campani che si vanno a curare in altre regioni. Abbiamo i pronto soccorsi nei quali a volte abbiamo i malati parcheggiati nei corridoi e poi facciamo l'inaugurazione dell'ospedale del mare.